Quando la reggente è negativa, cioè contiene una negazione, la completiva può essere introdotta ancora da quominus oppure, più spesso, dalla congiunzione quin, come in questo caso. Nella reggente abbiamo un verbum recusandi, un verbo di rifiuto, recuso, recusare, al congiuntivo presente, preceduto dalla negazione ne, è l'imperativo negativo. Sed ne recuses, ma non rifiutarti, quin accurras, ad accorrere. Abbiamo tradotto quin accurras con una subordinata implicita con la preposizione a più infinito, ad accorrere, non rifiutarti, cioè non esitare ad accorrere, perché nella reggente e nella subordinata in latino c'è lo stesso soggetto, tu. Consideriamo quest'altro esempio. Negli Accademica, un'opera filosofica che Cicerone scrive nel 45 a.C., negli ultimi anni della sua vita, lontano dalla scena politica, leggiamo: non possumus recusare, non possiamo rifiutare, quin che alii, altri, a nobis dissentiant, dissentano da noi, cioè abbiano un'opinione diversa dalla nostra. In questo caso abbiamo sempre quin, che introduce la completiva retta da un verbo di rifiuto, perché la principale contiene la negazione non, non possumus recusare. Tuttavia, tra la reggente e la subordinata non c'è lo stesso soggetto. Noi è il soggetto della reggente, alii dissentiant, altri, quello della subordinata. Per questo abbiamo tradotto quin con la congiunzione che seguita da un verbo di modo finito, il congiuntivo presente del verbo dissentire, dissentano, non siano d'accordo. Ricapitolando, le completive rette dai verba impediendi e recusandi, cioè i verbi di impedimento e di rifiuto, sono introdotte dalle congiunzioni ne oppure da quominus se la reggente è affermativa, non contiene cioè una negazione, dalla congiunzione quin se invece la reggente è negativa, contiene cioè una negazione. In italiano traduciamo le congiunzioni ne, quominus, quin con la congiunzione che nella forma esplicita, con le preposizioni di oppure a seguite dall'infinito nella forma implicita. Per quel che riguarda l'uso dei tempi, le completive rette dai verbi di impedimento e di rifiuto seguono la consecutio temporum della subordinata finale.